cos'è la commedia dell'arte? Commedia dell'arte, commedia della gente che ha il mestiere, l'arte è il mestiere, cioè professionisti, gente che non si muove ogni tanto su un palcoscenico, ma fa del palcoscenico la propria vita. Ruzzante è stato forse il primo veramente organizzato con una compagnia, con uno statuto, con dei contratti, e via dicendo, con un programma annuo che veniva avanti. Poi naturalmente cosa è successo? Che visto il successo che avevano, successo insomma, poi è accaduto che grazie al successo che hanno ottenuto hanno destato l'interesse anche del potere costituito, i conti, i duchi, i principi, e ogni comune italiano, si può dire, aveva, o meglio ogni signoria, aveva un gruppo di teatranti. Nel 1500 c'erano più di 100 compagnie di comici dell'arte in Italia. Ci fu la diaspora, determinata dal fatto che i comici dell'arte, essendo intellettuali, non erano straccioni come pensiamo, che vanno nella piazza, no, questi di cui parliamo, la gente che aveva un teatro, che aveva i principi dietro, che addirittura era il committente degli spettacoli, c'erano letterati importanti, e lì c'è stato il grande movimento della riforma, e con la riforma la controriforma, cioè Martin Lutero, tutta l'invasione, proprio il crollo dei poteri costituiti della Chiesa cattolica in quasi tutto il nord Europa, e si temeva addirittura che così ci fosse questa ondata che avrebbe rovesciato il Papa, i Vescovi, i Cardinali in Italia. Controriforma, tutti gli intellettuali che avevano dubbi o che facevano un certo discorso sono stati perseguitati, qualcuno impiccato, qualcuno bruciato vivo, tanto per gradire, e anche i comici dell'arte, e via, fuori, cacciati. E quindi abbiamo avuto questa diaspora che ha invaso tutta l'Europa. Qualche grande storico dice che se non ci fosse stata la cacciata dei comici dall'Italia, ebbene, la rivoluzione dentro il teatro, la cultura di tutta l'Europa, Rinascimento inglese, Rinascimento francese, vi dicendo, Molière, e prima, appresso tutti i grandi autori di teatro, compreso il teatro elisabetiano, beh, non sarebbero mai nati. E c'è da crederci. Infatti, se noi guardiamo con l'arrivo dei comici in Francia e poi in Inghilterra e in tutta l'Europa fino giù, si può dire, a livelli dell'Africa e dell'Asia, ebbene, noi notiamo subito che quando arrivano questi comici fanno fare uno scatto straordinario al teatro. Prima di tutto smette di essere dilettantistico in Europa, fatto casualmente, e anche loro imparano la professionalità, imparano a mettere in piedi delle compagnie che sono soprattutto organizzate culturalmente, non soltanto sul piano tecnico del muoversi. Il teatro italiano, dall'ultima guerra in poi, vede rifiorire l'interesse per la commedia dell'arte, grazie ad un grande regista, Giorgio Strehler, del Piccolo Teatro di Milano, che mette in scena Arlecchino Servitori di Due padroni di Carlo Goldoni. Protagonista Marcello Moretti. Ma grazie che è la mia. Dei due patroni nessuno le è venuto ancora a mangiare. Le due, le è ancora viva, la va su e su. Ah, le due che le sono a mezzogiorno e nessuno se vede. E via la adesso la va attorno per così, la gira. Ah.